Sicuramente in questo periodo, in questi ultimi anni, i comuni hanno vissuto e stanno vivendo una stagione florida dal punto di vista delle risorse per investimenti che complice anche ai noi la pandemia, ma anche tutte le iniziative che sia lo Stato, l'Europa e le regioni hanno messo in campo proprio per sostenere gli investimenti dei comuni. Quindi diciamo che queste risorse sono arrivate in massa e i comuni hanno ovviamente approfittato di questa stagione. È chiaro che i comuni si trovano di fronte a una situazione anche di organizzazione interna che molte volte mette in difficoltà il mettere a terra queste risorse. Quindi le risorse ci sono, adesso siamo nella fase realizzativa e da un lato abbiamo le difficoltà burocratiche, amministrative, dall'altro anche abbiamo la difficoltà delle professionalità, del reperimento delle professionalità. Noi come ANCI abbiamo affiancato i comuni nel percorso del PNRR, stiamo affiancandoli, ma non c'è solo quello, ci sono anche i fondi regionali, quindi i fondi del Piano Lombardia e l'impegno quindi di ANCI a fianco dei comuni deve essere continuo e persistente, perché è necessario che queste risorse non vadano perdute, vadano salvaguardate, si concretizzino in servizi per la collettività, dalla piccola rotatoria al grande investimento del PNRR devono portare un miglioramento della vita dei nostri cittadini. Quindi ANCI Lombardia è a fianco dei comuni per affiancarli nelle procedure, ma anche per sostenerli nella ricerca di professionalità eventualmente necessarie. La carenza di personale è una delle difficoltà che i comuni incontrano, non solo perché gli enti locali sono poco attrattivi dal punto di vista anche della remunerazione dei dipendenti, ma anche perché è difficile trovare delle professionalità così specifiche come molte volte in questo caso è richiesto. Quindi è necessario fare scouting, direi, e affiancare proprio i comuni in questa fase. Noi come ANCI crediamo molto in questa stagione, crediamo che la stagione non finisca qui, ma deve essere accompagnata da un percorso, perché le opere si realizzeranno nei prossimi anni e sarà quindi compito di tutti fare massa critica e aiutarci reciprocamente. Quindi questa credo che sia la sfida dei prossimi anni, quindi non solo reperire risorse, ma far sì che queste risorse vengano messe a terra sul territorio. Poi c'è anche la grande stagione dei fondi europei e quindi l'altro compito che ci siamo prefissi come ANCI è da qui ai prossimi anni, nel momento in cui i fondi del PNRR saranno finiti, perché andranno in esaurimento, non ci saranno fondi straordinari, sarà necessario porre in essere una politica di continuità per il reperimento costante e continuo dei fondi europei sui nostri territori.